arrivati all'ultima puntata, quella che forse si aspettano con più curiosità, perché parleremo oggi di quelle stelle che siamo abituati a frequentare un pochino di più, le stelle delle costellazioni dello zodiaco, che magari qualcuno di voi è anche in grado di riconoscere nel cielo. Io personalmente devo dire no, non riesco a farlo. Sarà perché sono cieca con una talpa o sarà per altri motivi, sicuramente per ignoranza astronomica, però in fin dei conti non è così importante saper riconoscere le stelle per il discorso che facciamo oggi, prima di tutto perché quando andremo al planetario ci sarà chi ce le saprà spiegare e far riconoscere con sicurezza assoluta, e poi perché noi parliamo dell'immaginario delle stelle, del modo in cui le stelle sono state interpretate, viste e concepite più che altro dai poeti, prima ancora che dagli astronomi. E quindi oggi affronteremo in particolare la dimensione delle stelle che si vedono dal nostro emisfero, che si vedono dal Mar Mediterraneo, cioè dai luoghi dove gli antichi potevano mettersi a osservare il cielo, guardando un po' le costellazioni, ma anche qualche pianeta, qualche cometa, qualche corpo celeste di vario tipo. E partiremo innanzitutto proprio dalle costellazioni. Le costellazioni che sono sempre state rappresentate, le vedete spesso anche nella cartografia medievale, rinascimentale e via via fino anche a tutto il 600 e il 700, ancora con quelle configurazioni che avevano dato loro gli antichi. E in particolare quello che ci interesserà esaminare saranno le costellazioni che fanno parte dello zodiaco. La parola zodiaco è stata spesso interpretata e viene spesso spiegata con riferimento alla parola zoon greca, quindi erroneamente associando lo zodiaco agli animali, cioè le costellazioni che riproducono le sembianze di animali. In realtà non è proprio così, perché le costellazioni dello zodiaco riproducono sì degli animali, ma anche delle creature viventi che animali non sono, pensate all'acquario, pensate alla vergine, che non sono animali. E persino oggetti inanimati come la bilancia, per esempio, che non è un essere animato. In realtà la bilancia è un caso un po' a parte, in quanto si presenta come attributo specifico di una creatura che invece è una creatura vivente, e vi spiegherò quale. Adesso vi lascio con la curiosità e con la suspense. In generale le costellazioni dello zodiaco si riferiscono non ad animali, ma a creature animate, a creature viventi. C'è questa ambiguità però, e quindi si pensa normalmente agli animali, tant'è vero che per esempio se voi, so che voi parlate tutti correntemente il tedesco, vi sapete perfettamente, quando leggete l'oroscopo lo leggete in tedesco, e sapete perfettamente che lo zodiaco in tedesco si chiama Tierkreis, dove Kreis è il cerchio, l'anello, e Tier vuol dire animale, vuol dire proprio animale bestia. Quindi c'è un'ambiguità di fondo che si è trascinata nel tempo e ha inciso anche sulla denominazione dello zodiaco. Le costellazioni dello zodiaco sono, detta proprio in soldoni, non certo da astronomo, quelle che fanno da sfondo al cielo nell'itinerario che il Sole percorre nel corso dell'anno sulla volta celeste. L'itinerario del Sole è un'altra astrusità dal punto di vista astronomico, perché non è il Sole che passeggia, lo sappiamo, però a noi poveri piccoli terrestri il Sole appare in posizioni diverse su lungo un tracciato celeste che costituisce appunto lo zodiaco e che cambia da un mese all'altro. Quindi gli antichi avevano già incominciato a guardare allo zodiaco e a interpretarlo in vari modi. E io vi proporrei di affrontare l'esame dello zodiaco, delle costellazioni dello zodiaco, partendo da un posto vicinissimo a Torino, che tutti avranno riconosciuto, la Sacra di San Michele, perché, come credo tutti voi sapete, c'è nella Sacra di San Michele, oltre a tutto quell'insieme di strutture
strutture monumentali meravigliose che conosciamo per bene, oltre alla Torre della Bellalta che vedete a destra in alto, c'è soprattutto, per il nostro discorso, e questa è la cosa più interessante, il portale dello Zodiaco, che si trova, è quello che vedete in basso a destra, e che si trova alla sommità dello scalone dei morti, cioè di quella scalinata che un tempo era fiancheggiata da cumuli di teschi e di scheletri che appartenevano a monaci di tempi passati e che per questo si era guadagnato la definizione di scalone dei morti. Alla sommità dello scalone dei morti, proprio sugli stipiti del portale, ci sono delle bellissime sculture. Ci sono anche dei bellissimi capitelli, che però ci interessano di meno dal punto di vista delle costellazioni. Invece, su uno dei due, delle due ante dell'ingresso, ci sono appunto i segni dello zodiaco, che hanno dato a questa porta monumentale appunto la denominazione di portale dello zodiaco. Sono dei simboli delle costellazioni dello zodiaco, molto sintetici. Qui avete una serie di immagini isolate che si riferiscono ai capitelli che si trovano sul portale, e qui invece avete una veduta un po' di scorcio di questa anta con le sculture dei simboli dello zodiaco. Qui ce ne sono alcuni, poi ne vedremo anche altri. La cosa interessante è che su questo portale c'è anche il nome, la firma di chi ha realizzato queste sculture, che si firma Nicolaus e che noi conosciamo anche per altre opere, per altre sculture che ha realizzato in altre località, tra cui per esempio Verona, il Duomo di Verona, e quindi riusciamo abbastanza bene a ricostruire la sua personalità artistica. Era uno scultore ma anche un architetto, come usava a quell'epoca. Siamo nella prima metà del XII secolo. È un'opera chiaramente molto più recente dell'epoca antica in cui fiorisce la mitologia e di cui noi ci interessiamo, però mi sembrava bello, visto che siamo a così poca distanza dalla Sacra, fare un riferimento alla Sacra di San Michele. E allora guardiamo, partendo da questo portale appunto, guardiamo i vari simboli dello zodiaco partendo dal primo. Ecco, qui vedete abbastanza chiaramente come si susseguono i simboli delle costellazioni circondate da girali, strisce, nastri, motivi geometrici e puramente ornamentali. Guardiamo allora le costellazioni partendo dalla prima, che è quella dell'Ariete. Adesso farò un'indagine di mercato. Quanti arieti ci sono in questa stanza? Uno? Due? Però l'oroscopo non lo facciamo, ci limitiamo a cercare di capire che cosa gli antichi vedevano nel simbolo dell'Ariete, nella costellazione dell'Ariete. Vi farò anche vedere dei disegni che risalgono al 500, al 600 e che dimostrano come questo immaginario mitologico abbia continuato a esercitare il suo fascino sugli astronomi dell'epoca. L'Ariete dunque è uno dei simboli più noti dello zodiaco, perché ha suscitato un riferimento immediato a quello che è l'Ariete più famoso della mitologia, e cioè l'Ariete dal Vello d'Oro. E qui entriamo nel pieno dei racconti mitici più antichi, perché la storia della cattura, della conquista del Vello d'Oro ci porta tra le braccia di Giasone, di Medea, degli Argonauti. È una delle storie più complesse, più articolate del mito classico, che si colloca dal punto di vista della cronologia del mito, ammesso che si possa parlare di cronologia del mito, in un'epoca ancora precedente alla guerra di Troia. Le vicende di Giasone sono prima che ci sia la guerra di Troia, anche se poi le fonti letterarie che noi abbiamo per ricostruire questo racconto sono posteriori, perché nulla ci è conservato di più antico di Omero, e quindi nulla che sia più antico del racconto della guerra di Troia. Però le vicende narrate nella storia degli Argonauti si riferiscono a un periodo precedente alla guerra di Troia.
quando addirittura Troia non era ancora nemmeno stata fondata. Tant'è vero che la missione di Giasone e dei suoi argonauti si svolge sulla prima nave della storia, che è la nave Argo, che vedete in un'immagine di Giorgio De Chirico, un po' moderna rispetto a come doveva essere la nave antica. Una nave che deriva il suo nome, ci sono varie leggende su questo argomento, o al personaggio stesso che aveva costruito la nave, oppure semplicemente era un nome dato alla nave senza un riferimento a un personaggio preciso, ma chi aveva insegnato a costruire la nave era stata niente meno che la dea Atena. Lo scopo della missione degli Argonauti, Argonauti sono i marinai nautes della nave Argo, era quello di recuperare il magnifico veglio di un ariete tutto d'oro che si trovava nella favolosa Colchide, e recuperarlo e riportarlo in Grecia era il compito che era stato assegnato a Giasone perché potesse rientrare in possesso del trono che gli spettava e che per tutta una serie di vicende gli era stato sottratto. Quindi andare alla ricerca del veglio d'oro significava trovare la strada per la Colchide, prima ancora costruire una nave che non esisteva, poi trovare una via, un itinerario per raggiungere questa terra misteriosa, affrontare i pericoli non solo del viaggio, ma anche di questa terra misteriosa, che era terra di maghe, di streghe, di creature sconosciute, di sovrani bellicosi, arrivare fino alla corte del re Eeta e poi cercare di farsi dare con le buone e con le cattive il veglio d'oro. Se non si riusciva con le buone, si doveva combattere contro un terribile mostro che faceva da custode al veglio d'oro. Noi sappiamo come va a finire la storia. Giasone arriva dopo mille vicissitudini nella terra della Colchide, vede dov'è il veglio d'oro, non sarebbe in grado di portarlo via perché il mostro di cui che ne è il custode è imbattibile per lui, ma Medea compare, il personaggio chiave della storia, che è appunto Medea, la quale è la figlia del re Eeta, quindi dovrebbe in teoria stare dalla parte del padre e impedire che venga rapito il veglio d'oro. Ma, come sappiamo, Medea si innamora di Giasone, e anche se lei ha dei poteri magici, se è una creatura in gran parte soprannaturale, contro l'amore non può nulla o non vuole fare nulla. E allora aiuta Giasone, Giasone cattura il veglio d'oro, riparte sulla nave con Medea, scappano, il re, quando scopre che è stato fatto il furto, manda all'inseguimento di Giasone e Medea il proprio figlio, fratello di Medea, Assirto. Medea, con pensiero fraterno, generosissimo, fa a pezzi il fratello perché pensa che in tal modo il padre andrà alla ricerca delle spoglie del figlio prediletto e non si metterà a inseguire Giasone, e in effetti è così che avviene. I due, Giasone e Medea, arrivano nella terra dei Feaci, pensate un po', quella di Ulisse, quella di Antino, di Nausicaa, di tutti questi personaggi che conosciamo dall'Odissea, e lì i due si uniscono in matrimonio e poi proseguono il loro viaggio. Insomma, tutto andrebbe bene. Ci sono anche dei bambini in questa storia che nascono, se non fosse che Giasone, uomo politico, per motivi politici, capisce che è giunto per lui il momento di sposare la figlia di Creonte e quindi di ripudiare la sua Medea. Ma ha fatto i conti senza l'oste, perché non ha considerato che Medea, oltre a essere una donna gelosissima, oltre a essere giustamente sconcertata da questo abbandono, è anche una maga potentissima e quindi potrebbe fargli del male. Ma Medea non ha bisogno di ricorrere alla magia, ricorre a un sistema molto più truculento sul quale si è già allenata facendo a pezzi il fratello Assirto, e quindi uccide i figli avuti da Giasone per colpire Giasone in quello che ha di più caro, che gli sta più a cuore.
non senza tutto un tormento pazzesco che prova la stessa Medea e che viene illustrato mirabilmente nella Medea di Euripide, nel teatro tragico greco. Come sapete, queste vicende sono sempre sviscerate in tutte le loro sfaccettature, e comunque questa è la storia che si accompagna al mito del velo d'oro. Quindi gli arieti sono informati, attenzione, abbiamo a che fare con gli arieti, perché c'è questa storia abbastanza truculenta che è collegata a questo segno zodiacale. Procediamo con il successivo dei segni zodiacali. Il toro, chi sono i tori presenti? Wow, quanti tori! Bene, bene, allora sappiate che avete la scelta fra diversi miti, perché di tori ce ne sono parecchi nella mitologia, e quindi non c'è che appunto l'imbarazzo della scelta. Gli stessi antichi formulavano ipotesi diverse, dicevano che il toro del cielo poteva essere l'uno o l'altro di questi tori della mitologia. Quello che viene immediatamente in mente, il Minotauro, bravissimi, o più esattamente il toro che sta alla base della storia del Minotauro. Voi sapete che la storia del Minotauro parte da un toro normale, un toro bellissimo, speciale, che emerge dal mare, quindi tanto normale non è, però è un toro divino che Minosse, il re di Creta, dovrebbe sacrificare al dio Poseidone per ringraziarlo di avergli concesso il potere sull'isola di Creta. È il toro più bello che ci possa essere, e quindi è quello che dovrà essere sacrificato. Ma Minosse non ci pensa neanche un attimo a sacrificarlo, è troppo bello, quindi se lo mette da parte e ne prende uno di seconda scelta dalle sue madri per offrirlo a Poseidone. Anche qui c'è qualcuno che fa i conti senza l'oste e non considera che Poseidone è una divinità e quindi nulla gli sfugge. E Poseidone si vendica, e si vendica atrocemente, perché fa in modo che di quel toro bellissimo che lui aveva mandato a Creta perché venisse sacrificato, si innamori la moglie di Minosse, Pasifae. La regina Pasifae, che presa da questa insana follia, ha solo un piccolo problema, che il toro non la degna di uno sguardo, forse perché ha due sole gambe, non si sa. E allora la regina trova un espediente geniale. È arrivato a Creta uno scultore famoso che viene da Atene. Questo scultore era celebre perché, dicevano gli antichi, aveva saputo imprimere il movimento nelle sculture. Era il primo che aveva saputo fare in modo che le sculture si muovessero, sembrassero mobili. E allora chi meglio di lui potrebbe riprodurre una bella vacca in modo che il toro creda che quella sia una vera vacca e si innamori di questa vacca, salvo che poi dentro la vacca, che deve essere cava, si va a rifugiare Pasifae. Lo scultore che riesce a compiere questo miracolo è Dedalo, di cui abbiamo già parlato a proposito del volo di Dedalo e Icaro. E dunque la vacca è così verosimile che Pasifae ci si può nascondere dentro e il toro davvero ci casca. Da questa unione nasce per l'appunto il Minotauro, un grande disdegno di Minosse, che già non era tanto contento di essere preferito da un toro, no, come si dice? Di essere insomma diciamo che è un toro. Ecco, esatto. E quindi già questo non lo riempiva di felicità, ma in più scoprire anche che il figlio di questo connubio è un individuo per metà toro e per metà uomo, come è il Minotauro, lo sconvolge definitivamente. E allora chiede ad Edalo, che è ancora a corte, che è un bravissimo architetto oltre che scultore, di costruire una prigione, un carcere, dove tenere chiuso il Minotauro in modo che non possa assolutamente uscire, per avere la certezza che nessuno venga a scoprire che cosa è successo. Così viene costruito il labirinto cretese,
poi sappiamo che questo Minotauro, oltre a essere un mostro, aveva anche delle abitudini gastronomiche particolari, perché mangiava soltanto giovinetti e giovinette ateniesi doc, dovevano essere proprio nativi di Atene e di famiglia aristocratica, e quindi ogni anno Atene doveva mandare le sue vittime, finché un anno parte anche Teseo, il figlio del re Egeo di Atene, a capeggiare questa mesta spedizione, ma poi quando arriva in prossimità del labirinto, come sappiamo, si fa aiutare da Arianna, la sorella, diciamo la sorellastra tra virgolette del Minotauro, perché è figlia di Menosse e di Pasifae, e si innamora di lui e quindi gli dà il famoso filo che può essere srotolato mentre entra nel labirinto, e poi seguendolo a ritroso gli permette di uscire una volta che ha debellato il Minotauro. E poi sappiamo che c'è tutta la storia che segue, Dedalo che è costretto a fuggire perché quando Minosse si accorge che oltre a avergli fatto questo scherzetto della vacca, Dedalo ha anche fatto una prigione che non è affatto inviolabile, allora vuole farlo uccidere, e allora in questa circostanza Dedalo fugge per via aerea, che è l'unica via che gli resta possibile perché tutti i porti di Creta sono presidiati dai soldati di Minosse. E poi va a finire in Sardegna, va a finire in Italia meridionale, costruisce i muraghi, fa tante cose associate a queste civiltà megalitiche dell'Italia meridionale, del Mediterraneo antico. Questo dunque potrebbe essere un primo racconto di riferimento per il segno del toro. Ma in realtà accanto a quel toro lì ce ne sono diversi altri. Per esempio, quel famoso toro di Creta può essere lo stesso, anche se non sappiamo, il mito non è tanto preciso da questo punto di vista, del toro di Maratona, che è un toro ferocissimo, selvaggio, che devasta la campagna intorno a Maratona. E di nuovo c'entra Teseo, perché è lui che deve debellare questo toro in una serie di imprese che anche lui compie un po' come Ercole per dimostrare la propria virilità, il proprio passaggio all'età adulta. Quindi c'è anche questo toro cretese di Maratona che si sposta da Creta a Maratona. Ma il tipo di toro al quale fa più spesso riferimento la costellazione del toro è il famoso toro con il quale Zeus rapisce Europa. Zeus era, come sapete, un personaggio piuttosto disinvolto con i suoi amori, era una specie di Don Giovanni ante litteram. E si innamorava sempre di donne mortali, però non poteva manifestarsi alle persone mortali con le sue sembianze divine, perché avrebbe fatto morire all'istante la malcapitata donna che aveva davanti. La visione del divino è qualcosa che sconcerta, che spaventa, che terrorizza. E allora Zeus doveva sempre camuffarsi da qualcos'altro, che non era un camuffamento vero e proprio, era una metamorfosi, cioè proprio cambiava la sua natura, la sua indole, il suo aspetto, e con queste fattezze poteva avvicinarsi senza danni alle varie fanciulle. Nel caso specifico assume le sembianze di un bellissimo toro candido per sedurre e rapire Europa, che stava a giocare, una bella fanciulla che stava giocando sulla spiaggia. A un certo punto con le sue amiche vede arrivare questo magnifico toro, un toro con l'aria bonacciona, con l'aria mite, che non fa paura, quindi le ragazze si avvicinano, cominciano a carezzarlo, a coccolarlo, e lui si lascia coccolare, si lascia accarezzare, e poi addirittura è così invitante che Europa gli salta in groppa. E nel momento in cui Europa è sulla groppa, come si vede in questo particolare di un vaso attico a figure rosse, ecco che il toro si mette a correre verso il mare aperto. E siccome non è un toro come gli altri, non affonda nel mare, ma galoppa sorvolando le onde e arriva dalla terraferma greca fino a Creta. C'ha questa attrazione per Creta, il toro. E tutti quelli che sono del segno del toro prima o poi devono andare. E in questo modo, tra l'altro, poi andando a Creta, le guide turistiche ancora oggi vi fanno vedere a Gortina, la località di Gortina, il platano sotto il quale appunto
Zeus ed Europa consumarono il loro amore, un platano longevo. Altro segno zodiacale che ispira la mitologia, i gemelli. Adesso mi ubriaco. I gemelli non sono degli animali, ovviamente, possono essere interpretati in vari modi, o come una coppia di personaggi, di eroi inseparabili, come Achille e Patroclo, per esempio, oppure come dei gemelli veri e propri. Se voi andate in Piazza Castello li vedete, Castore e Colluce, i Dioscuri, cioè i figli di Zeus, Dios, cioè di Zeus, Curoi, figli, che sono due gemelli, uno dei due è mortale e l'altro è immortale. Io non sono mai riuscita a capire quale dei due è mortale e quale è immortale, anche perché le fonti poi se li scambiano un po' e quindi non è così importante riconoscerli. Questi sono i Dioscuri in una decorazione che proviene dal frontone di un tempio italiota, della contrada Marasà, che si trova a Locri di Zefiri, cioè a Locri in provincia di Reggio Calabria, e questi due cavalieri, che sono i Dioscuri appunto, sono conservati al museo di Reggio Calabria, erano collocati, come forse riuscite a intuire dalla forma, a costituire la decorazione del triangolo frontonale sopra il frontone, sopra la facciata del tempio di Marasà a Locri. I Dioscuri erano appunto uno mortale e l'altro immortale perché erano nati in un modo un po' avventuroso dagli amori di Zeus, tanto per cambiare, con Leda, che era un'altra donna mortale, un'altra ragazza. Questa volta, udite udite, il mago Zeus si è trasformato in un cigno, e questo è un quadro niente meno che di Leonardo, un interessantissimo cigno nero, ancora più raro, ancora più prezioso. Dall'unione fra una donna mortale e un cigno, che cosa può nascere? Un uovo semidivino. E quindi i due gemelli, Castore e Colluce, sono nati da un uovo. Ma la leggenda dice che Leda diede alla luce non uno, ma due uova. Una conteneva Castore e Colluce, l'altra conteneva Elena di Troia e sua sorella Clitennestra. Quindi anche la bellissima Elena di Troia, appena nata, era come un pulcino bagnato. E in effetti, adesso qui non l'ho messa perché non l'avevo a portata di mano, ma ci sono, avevo delle foto che riproducono un oggetto che compare frequentemente nei musei, che riproduce un uovo aperto parzialmente, come se stesse uscendo il pulcino, solo che al posto del pulcino sta uscendo Elena, ed è bruttissima. La più bella delle donne è orrenda come un pulcino bagnato, appunto, nel momento in cui nasce. Quindi gli Dioscuri sono probabilmente i più probabili candidati a impersonare le figure dei gemelli, tant'è vero che la leggenda diceva che avevano ottenuto da Zeus, visto che uno era mortale e l'altro no, quello mortale avrebbe dovuto morire e l'altro aveva ottenuto che invece di morire potesse salire al cielo e trasformarsi appunto in costellazione. Il cancro o granchio, qui siamo sempre sul portale dello zodiaco, abbiamo varie rappresentazioni di cancro o granchio appunto, e la mitologia raccontava che questo granchio era la trasposizione in cielo del granchio che aveva morsicato al piede Eracle durante la sua battaglia contro l'idra di Lerna. Voi sapete che Eracle aveva dovuto compiere tutta una serie di imprese, le principali erano 12, erano chiamate Erga, le imprese di Eracle, ed erano 12, e poi c'erano le parerga, cioè le imprese secondarie, che erano un numero elevatissimo, imprecisato, che a seconda dei mitografi cambiava. Tra le 12 fatiche principali, però, che tutti concordemente ricordavano, c'era la uccisione dell'idra di Lerna,
che era un mostro terribile che abitava nella palude di Lerna e che devastava le campagne, uccideva gli abitanti dei paesi rivieraschi ed era insomma un incubo la sua presenza. Eracle dovette ucciderlo con la difficoltà che questo mostro aveva molte teste e a mano che una veniva abbattuta gliene cresceva un'altra. Come se non fosse stato sufficiente, mentre Eracle stava lottando contro queste teste che continuavano a spuntare, Era, la moglie di Zeus, furibonda contro Eracle, perché Eracle era il frutto di un altro degli ennesimi amori clandestini di Zeus, e quindi Era faceva di tutto per ostacolarlo, e il mito raccontava che gli aveva mandato, proprio Era aveva mandato a Eracle, un granchio a morderlo sul piede mentre lui lottava contro l'idra, visto che non gli bastavano le difficoltà che aveva, anche un bel granchietto che gli facesse male al piede. E poi per riconoscenza verso questo granchio che aveva dato del filo da torcere a Eracle, Era lo aveva trasferito in cielo fra le costellazioni. C'è qualcuno che ha il segno dei... ho saltato i segni, il granchio, presenti? Sono solo io. Due. Bene, allora sappiate che avete a che fare con Eracle. E i Dioscuri, i gemelli? Altri due, giustamente i gemelli non possono essere. Allora, procediamo con il leone. Ah sì, non vi ho fatto vedere quello della, quello del portale dello zodiaco. È girato in realtà, ma per capire che è un leone bisogna capovolgerlo un po'. Il leone, che anche qui è una presenza frequente, costante nella mitologia, ci sono tanti leoni nel mito. Il più famoso in assoluto è il leone di Nemea, che è di nuovo protagonista di una delle fatiche di Eracle, della prima delle 12 fatiche di Eracle, il leone di Nemea che devastava le campagne di Nemea e che Eracle uccide quando è proprio agli inizi della sua carriera di eroe, non ha nessuno strumento e lo deve uccidere con le mani nude. In compenso, dopo averlo ucciso con le mani nude, come si vede in questa anfora artica, lo scuoia, si tiene la pelle, ne fa il proprio mantello e da quel momento in poi avrà sempre con sé, oltre alla clava, il mantello. Il mantello che è un elemento di riconoscimento della sua figura, più di tutto il resto, più ancora dei muscoli. È molto palestrato questo bel Ercole qui che vedete, è l'Eracle Farnese, che è uno degli esempi più clamorosi della corporatura forzuta di Eracle. Quindi il leone della costellazione omonima è, secondo il mito, quello che è stato ucciso appunto da Eracle. La Vergine è un po' più difficile da collocare nelle costellazioni, come dal punto di vista della mitologia. Non perché non ci siano vergini nella mitologia, qualcuna c'è, ci sono diverse divinità, anzi, che si fregiano del titolo di divinità della verginità. Ma più specificamente il simbolo della Vergine è associato a due figure divine che sono Dike, la dea della giustizia, e Astrea, che è un altro equivalente della dea della giustizia. E la vedremo di nuovo parlando anche della bilancia, perché come attributo della giustizia c'è appunto la bilancia. Però c'è qualcuno della Vergine qui? Sì, bene. Sappia che ha parecchie divinità che la proteggono, oltre a Dike, Astrea, Artemide, la stessa Afrodite in una fase della sua storia è una protettrice della verginità. E poi abbiamo lo scorpione che è un'altra costellazione che qui vedete nel portale dello zodiaco della Sacra di San Michele. Scorpioni, uno scorpione, bene, benvenuto fra noi. Ecco qui il segno invece dello scorpione. Anche per lo scorpione c'è un riferimento mitologico che ci riporta a quell'Orione del quale abbiamo parlato la prima volta che ci siamo visti, perché Orione era stato punto da uno scorpione o era stato trasformato in scorpione, secondo le versioni del mito,
per aver attentato alla verginità di Artemide, della quale peraltro era un compagno di caccia, andava, anche lui era un grande cacciatore, l'attributo tipico del cacciatore è quel coltello che ha la cintura, che porta sempre con sé, che compare sempre in tutte le immagini di Orione, e quindi è un attributo che lo rende riconoscibile come cacciatore. Per essersi lasciato un po' prendere dalla foga con Artemide, viene punito e appunto o trasformato in scorpione o punto mortalmente da uno scorpione. E si raccontava anche che lo stesso scorpione assurto al cielo e diventato costellazione fosse stato il responsabile della caduta del carro di Fetonte, perché il giovane Fetonte, figlio del sole, mentre viaggiava per il cielo guidando il carro del sole di suo padre, a un certo punto, passando in prossimità della costellazione dello scorpione, era stato colto da un tale terrore, vedere queste enormi chele che stavano per stritolato, che aveva perso il controllo del mezzo ed era precipitato al suolo con tutte le conseguenze che sappiamo, incendi, devastazioni, eccetera. Non so se c'è qualcuno della bilancia fra i presenti. Nessuna bilancia. Beh, sembra fatto apposta, perché effettivamente della bilancia non c'è tanto da dire, se non che era il simbolo della giustizia e quindi veniva associato come costellazione alla costellazione della Vergine, quando si interpretava la Vergine come dike o astrea o comunque dea della giustizia. E qui vedete i due piatti della bilancia. Interessante è anche il Sagittario. Sagittari, un Sagittario, evviva! Il Sagittario è colui che lancia la freccia, quindi l'arciere. Ma se voi guardate bene questo rilievo del portale dello zodiaco, vi accorgete che è una strana creatura, in parte antropomorfa e in parte a forma di... Cosa è successo? A forma di animale. E precisamente di quadrupede, di cavallo, perché il Sagittario è un centauro. I centauri sono, come sapete, quelle creature con il corpo per metà umano e per metà di cavallo che incarnano nella mitologia normalmente l'idea delle creature fiere, selvagge, incarnano l'idea della ferinità, della natura selvaggia e non addomesticata dall'uomo. E si diceva che fossero una popolazione intera che viveva nelle regioni del nord della Grecia, più selvagge, più imperve, più montane. Le storie dei centauri erano molto numerose e ce n'era in particolare una che raccontava di quando i centauri erano stati invitati come popolazione, come famiglia, tutti insieme, alle nozze dei Lapiti. I Lapiti erano un'altra popolazione antropomorfa, invece proprio di uomini normali, diciamo così, della Grecia, che avevano celebrato un matrimonio collettivo, tanti Lapiti avevano sposato tante mogli nello stesso, facendo un'unica festa di nozze, e avevano invitato tutte le popolazioni del vicinato a partecipare a questi festeggiamenti. E anche se un po' torto collo, avevano dovuto, per ragioni di buon vicinato, invitare anche i centauri. Se non che poi durante il banchetto i centauri, vuoi che avessero bevuto un po' troppo, che fossero stati presi dall'entusiasmo a vedere tutte queste belle giovani lapitesse, sta di fatto che suscitarono una burrasca in questa festa di nozze, scagliandosi sulle ragazze, cercando di rapirle, di assalirle, prevenendo alle mani con i Lapiti che cercavano invece di difendere le loro donne. Ed è un episodio che era diventato carico, portatore di una grande quantità di significati simbolici, tant'è vero che era stato rappresentato nell'Emetope del Partenone di Atene. Era il soggetto che era stato scelto per decorare alcune delle metope del Partenone da parte di Fidia, il massimo scultore greco del V secolo a.C., che aveva voluto incarnare in questa immagine dei Lapiti e dei centauri tante cose. In primo luogo, ovviamente, la lotta fra la ragione e la barbarie. La ragione è rappresentata dai Lapiti e la barbarie è rappresentata dai centauri. L'intelligenza e la ferinità, quindi, che si contrapponevano.
ma anche in un disegno politico molto più complesso, molto più articolato, aveva voluto rappresentare questa lotta simbolicamente, la lotta dalla quale i greci stavano uscendo contro i persiani, la guerra tra i greci e i persiani, dove naturalmente i greci erano i lapiti e i persiani erano incarnati dai centauri. Quindi questa lotta tra ferinità selvaggia e il lume della ragione era simboleggiato l'elemento del Partenone, aveva un pezzo forte di carattere simbolico nella figura dei centauri ed era quello al quale si faceva riferimento con il segno zodiacale del centauro. In questa famiglia di centauri, più o meno tutti mostruosi, ubriaconi, violenti, aggressivi, c'era però un centauro che di solito veniva rappresentato isolato, che era il centauro Chirone, che era il più saggio fra tutti i centauri, aveva una storia molto complessa ed era diventato praticamente il precettore d'elezione di un gran numero di eroi della mitologia. Quando si voleva mandare a scuola un figlioletto da qualcuno che veramente potesse insegnare le cose per bene, lo si mandava dal centauro Chirone, che era anche medico tra le altre cose, insegnava anche la medicina. Passiamo al Capricorno, sempre per rimanere nell'ambito delle immagini del portale dello zodiaco. Capricorno, c'è qualche Capricorno? Sì, evviva i Capricorni! Abbiamo un bel po' di Capricorni e abbiamo anche parecchie immagini di Capricorni che vi faccio vedere, perché il Capricorno ha sempre suscitato, interessato molto gli astronomi e suscitato la loro curiosità e la loro fantasia. Questo è Dürer, che non è un astronomo ma che ha rappresentato molti segni zodiacali. Perché il Capricorno è una creatura mista, ibrida, che unisce la parte anteriore del corpo caprina, ha un vago accenno di ali, ma molto vago, e ha una coda che è piuttosto serpentiforme, che fa semmai pensare a quelle creature mitiche del mare come i tritoni. Quindi è un personaggio abbastanza misterioso questo Capricorno, e ha avuto tantissime raffigurazioni pittoresche, come vedete, anche nell'arte figurativa orientale. Questa è una miniatura persiana di un manoscritto della poesia persiana del XIV secolo. Chi era rappresentato nel Capricorno? Ma l'immagine più frequentemente evocata è quella del dio Pan, che era anche lui una creatura un po' ferina, un po' vicina per certi aspetti al centauro di cui abbiamo parlato prima. Era il demone meridiano, era quello che nella campagna assolata si manifestava in modo improvviso, spaventando con le sue apparizioni, con il suo corpo per metà caprino e con le corna in testa, ma per il resto invece con il corpo antropomorfo. Quindi il dio Pan era normalmente identificato nella costellazione del Capricorno. Abbiamo ancora l'acquario, sempre nel portale dello zodiaco, e l'acquario che è di nuovo un personaggio non animale, una persona che rovescia l'acqua, era di solito identificato con un personaggio mitico che in realtà non versa l'acqua ma il vino, ed è Ganimede. Ganimede che era il coppiere degli dèi. Ganimede in realtà non versava proprio il vino, versava quel liquido misterioso di cui gli dèi si cibavano e si dissetavano nell'Olimpo. Era un bellissimo giovanetto che era stato rapito dall'aquila di Zeus e portato appunto in cielo a fare da coppiere degli dèi. E quindi si riteneva che la figura dell'acquario fosse la costellazione che si riferiva appunto a lui. I pesci sono sempre solitamente rappresentati almeno in numero di due, ma solitamente sono due uniti da una catenella, un cordino, un piccolo spago che li unisce e che compare in questo modo anche nei vari disegni che rappresentano. Questa è una foto un po' sgranata perché non avevo un originale migliore, ma si vede
vagamente la catenella che unisce i due pesci uno all'altro. E c'erano varie interpretazioni di questi due pesci che normalmente erano identificati con Afrodite ed Eros. Il mito era abbastanza, si può dire, un po' tirato per i capelli per giustificare la storia dei due pesci. Afrodite ed Eros sono madre e figlio. Eros è il dio dell'amore, Afrodite è la dea dell'amore, e si diceva che, come tutti gli altri dei, fossero stati assaliti da Tifone o Tifeo, che è quello che vedete a destra, un mostro terrificante di dimensioni gigantesche, con la parte inferiore del corpo serpentiforme, poi talvolta aveva le ali, talvolta no, ma insomma era un mostro tremendo, di una potenza straordinaria, che aveva minacciato di conquistare l'Olimpo e di debellare quindi tutti gli dei dell'Olimpo. E allora tutti gli dei avevano cercato in vario modo di sconfiggere Tifeo o Tifone che fosse e avevano cercato la salvezza in vario modo, tra cui appunto Afrodite ed Eros, tra gli dei Afrodite ed Eros avevano cercato rifugio nelle profondità del mare, trasformandosi in pesci per non essere raggiunti appunto da Tifeo. Il racconto più interessante di questo mostruoso Tifeo però è quello che dice che alla fine del suo tentativo di conquistare l'Olimpo fosse stato schiacciato da Zeus, che gli aveva scaraventato sulla testa un'isola che poteva essere la Sicilia tutta intera, l'isola di Vulcano, oppure una montagna, l'Etna o addirittura il Vesuvio. C'erano varie versioni, tutte quante collegate ai soggetti a terremoti, a eruzioni, a fenomeni di bradisismo, eccetera. E si diceva che quando si manifestavano questi terremoti, queste eruzioni vulcaniche, in realtà fosse Tifeo che si dimenava sottoterra per cercare disperatamente di uscire dal suo carcere, dalla sua prigionia sotterranea. Per fortuna non è mai riuscito a uscire. Dunque, pesci ce ne sono qui? No, nessun pesce. A questo punto, non so se riuscite a leggerlo, ma vi ho preparato una bella tabellina perché ciascuno di voi, in base al suo segno zodiacale, in base al mese in cui è nato, trovi il suo segno zodiacale e veda anche qual è la sua divinità protettrice. Cioè, non posso dire per andare a accendere un cero perché non ci sono, però in ogni caso non so, fare un agnello alla griglia, un agnello alla griglia, tanto gli dei si limitano ad annusare il cibo, esatto, e esatto. La persona si può mangiare se poi volete che me la rimetta per prendere nota, sì, la rimetterò, però anche gennaio, aspetti che non c'è gennaio. Dopodiché, in teoria noi potremmo stare qui fino alla prossima settimana perché naturalmente non ci sono solo le costellazioni dello zodiaco, ma ci sono anche tutte le altre stelle, tutti i corpi celesti di cui potremmo raccontare le infinite storie del mito. Potremmo raccontare la storia del cielo, anche il cielo in quanto tale è una figura divina, Urano, che vuol dire appunto cielo e che sta all'origine della creazione della storia del mondo. Potremmo parlare delle varie costellazioni Orsa Maggiore, Orsa Minore, come queste che vedete qui, che già gli antichi conoscevano sia il Gran Carro sia il Piccolo Carro e avevano individuato il modo di riconoscere il nord guardando a queste stelle, e queste stelle erano chiamate Orsa Maggiore e Minore con riferimento proprio all'orsa nella quale erano state trasformate, anche qui c'erano varie versioni della leggenda, trasformate da Zeus, trasformate da Era che non voleva che queste fanciulle di cui Zeus si era innamorato mantenessero sembianze umane, quindi le aveva fatte diventare delle orse, oppure Zeus che le aveva trasformate in orse per evitare che Era le riconoscesse. C'erano sempre più o meno gli stessi meccanismi, la stessa dinamica. E questi racconti del mito, queste immaginazioni sulle stelle,
anche se ci sembrano molto vincolate alla mitologia pagana e quindi non più accessibili a un astronomo dell'epoca moderna, continuano a comparire in tantissime riproduzioni che ci presentano un cielo stellato e che in vario modo lo vogliono riprodurre utilizzando sempre queste immagini legate alla mitologia classica. E ce ne sono tantissimi veramente che si riferiscono a epoche diverse e che poi ci aggiungono delle innovazioni, perché il mito ha la prerogativa di continuare a essere vivificato, rinnovato nel corso dei secoli anche quando ormai non ci crede più nessuno. Però le storie che il mito racconta sono così affascinanti, sono così suggestive, che alla fine è difficile sottrarsi alla tentazione di raccontare sempre storie nuove con questi protagonisti, con questi personaggi. Tra le costellazioni che suscitano appunto la fantasia dei mitografi abbiamo già citato Orione, ma volevo farvelo vedere ancora una volta perché volevo farvi vedere, vi ho fatto vedere prima la cintura con il coltello che lo rende riconoscibile come cacciatore, e nel cielo la cintura di Orione è ben riconoscibile. La figura di Orione è contrassegnata dalle stelle poste a questi angoli e poi da tre stelle in fila che segnano il suo vitino di Vespa, la sua cintura, e c'è anche il suo cane, la stella Sirio, che si vede brillare vicino alla costellazione di Orione, era, secondo gli antichi, il cane da caccia di Orione, che si chiamava appunto Sirio. E poi c'erano l'Aquila di Zeus, costellazione anche questa che si associava direttamente all'uccello preferito da Zeus. C'era la costellazione che era la riproduzione della figura di Ercole, che poi naturalmente voi potete riempire e integrare come volete, e naturalmente a seconda delle stelle che scegliete potete ottenere Ercole, ma potreste anche ottenere un cane con le babbucce da notte, qualunque cosa si può ricavare. Persero, la costellazione di Persero, un'altra costellazione importante del cielo mediterraneo, e anche questa era collegata a una storia mitologica estremamente complessa, la storia di Perseo che era figlio di Danae. Danae era un'eroina, una fanciulla che era legata a un triste presagio. Il suo padre aveva saputo da un oracolo che era destinato a venire ucciso dal proprio nipote, che l'avrebbe spodestato. E allora aveva deciso di risolvere il problema alla radice, evitare di avere nipoti. Bisognava convincere la figlia, però. La figlia non era tanto dell'idea, e allora il padre l'aveva chiusa dentro una torre e la teneva prigioniera lì in modo che nessuno potesse avvicinarla e nessun nipotino potesse nascere. Però il re non aveva tenuto conto dell'infinita potenza di Zeus e dal suo infinito estro di amatore, e infatti Zeus si era tramutato in pioggia d'oro e, infilandosi nelle fessure del tetto, l'importanza di avere un buon carpentiere per fare un buon tetto, si era intrufolato nella torre ed ecco che era nato il piccolo Perseo. Finché era stato piccolo nessuno si era accorto di niente, quando aveva cominciato a piangere un po' più forte il nonno l'aveva sentito, aveva capito che la catastrofe si era consumata, e allora per risolvere definitivamente il problema aveva chiuso Danae e il piccolo Perseo in una cassa di legno e li aveva buttati in mare. E poi però, come sapete, le vicende degli dei sono sempre piene di improvvisi imprevisti, e la cassa si era arenata sulla spiaggia dell'isola di Serifo, il piccolo Perseo era stato allevato da un pescatore del posto e poi aveva compiuto altre varie imprese, alla fine poi davvero il nonno l'aveva ammazzato. Ma prima aveva compiuto una serie di imprese, tra le quali la decapitazione di Medusa, come vedete in questa metopa, che era un mostro terribile. Aveva dal sangue di Medusa, che era un mostro con una testa gigantesca che impietriva chi la guardava, era scaturito un cavallo, il famoso Pegaso, il cavallo alato di Perseo, con il quale
era riuscito poi ad andare a salvare Andromeda, la figlia di una di un re che era stata offerta in sacrificio a un mostro marino. Qui ci sarebbero dettagli su queste storie infiniti che non possiamo ricordare. Tutti conoscono queste immagini di Perseo e uccellini. E vorrei concludere appunto precisando che se vi volete sbizzarrire a cercare storie di mitologia legate agli astri ne troverete un'infinità. Vorrei concludere con una costellazione legata invece che a un personaggio mitico a un personaggio storico, e cioè la Chioma di Berenice. C'è una costellazione che si chiama Chioma di Berenice, che era stata collegata alla storia vera di Berenice d'Egitto, Berenice II, la moglie di Tolomeo e Vergete, la quale, quando aveva da poco sposato questo suo marito, che era anche suo fratello, secondo l'usanza che era in vigore nella dinastia d'Egitto, dei Tolomei, il marito appena sposato da pochissimo aveva dovuto partire per la guerra, e allora Berenice aveva fatto voto che si sarebbe tagliata le sue splendide chiome e le avrebbe offerte agli dei se il fratello marito fosse tornato sano e salvo da questa guerra. E effettivamente così era stato, e quindi quando Tolomeo era tornato in patria, Berenice si era tagliata, mi sembra che qui si vedano anche le forbici, sì, si era tagliata le sue belle trecce e le aveva deposte sull'altare di Afrodite. Il giorno dopo le trecce non c'erano più. Cos'era successo? E allora qui il poeta Callimaco aveva scritto un delizioso componimento poetico nel quale raccontava che la chioma della regina Berenice era volata in cielo ed era diventata una costellazione. E da allora questa costellazione veniva chiamata Chioma di Berenice. Noi non abbiamo più per intero il componimento di Callimaco, abbiamo però la versione che ne aveva fatto in latino Catullo. E quindi chi vuole può, dopo aver letto Ovidio, che sapete ormai a memoria, dopo aver letto la storia vera di Luciano, adesso potete leggere Catullo, che non è male, anche questo come lettura. Se poi invece avete delle altre curiosità, vi suggerisco, senza nessun interesse di parte, ma semplicemente perché trovate paro paro quello che vi ho detto, perché l'ho scritto io e quindi è quello che vi so. Dizionario di mitologia alla voce costellazioni, e la stessa cosa, un'altra versione, ma comunque le stesse storie raccontate nel dizionario dei luoghi del mito, dove ci sono anche gli astri celesti.